L'Aula è convocata lunedì alle 15 e ci saranno nuovi capigruppo per vedere se i lavori della commissione bilancio saranno conclusi. È chiaro, per quanto ci riguarda, è evidente che comunque rimane stabilito il 27, questa è la domanda fatidica, ma è evidente a tutti che c'è su questo. C'è su questo? Su questo, siccome lì c'era stata. Si è votato in aula per quanto ci riguarda, perché noi avevamo presentato una proposta alternativa e anche 5 Stelle, quindi a mio avviso il voto dell'aula ha di fatto stabilito che era il 27. Sì. È ovvio che c'è da parte Forza Italia e altri gruppi. L'idea di ribadire che invece è solo a conclusione della legge di stabilità, quindi a questo punto non so come dobbiamo prenderle il fatto che non si chiude più questa legge di stabilità in commissione. Ipotesi quindi di fare in aula la stabilità lunedì pomeriggio e martedì e mercoledì 27 la decadenza del senatore Berlusconi, questa è la sintesi della. Però ci dice di chiudere il martedì? C'è chi dice che il voto sulla decadenza deve essere a conclusione della sessione di bilancio, quindi se non si concludesse martedì la legge di stabilità slitterebbe tutto in avanti? No. Io credo che il 27 si voterà la decadenza. Quindi fiducia sulla stabilità? Vi ho detto tutto e basta. Presidente Gasparri, ma la decadenza si vota il 27? Noi abbiamo oggi discusso del calendario dicendo che la legge di stabilità va in aula qualora la commissione ne concluda l'esame a partire da lunedì. In commissione il governo è latitante, evanescente, reticente. A chi chiedeva, ma voi siete all'opposizione? Noi non siamo all'opposizione. Per stare all'opposizione ci vuole qualcuno a cui opporsi. Al nulla è difficile opporsi. Aspettiamo risposte. Un pass molto grave. E se poi si andrà in aula lunedì, per quanto riguarda la decadenza, le decisioni sono che si passerà a quel tema quando sarà concluso l'esame della legge di stabilità. Oggi in capigruppo è stato ripreso proprio lo stenografico nel quale nell'aula si evince il presidente Grasso ha detto a conclusione della discussione della legge di stabilità. Quindi la domanda che lei mi ha fatto, ci arriva alla fine, lei sa quando si conclude l'esame della legge di stabilità in aula? Io no. Il 27 il presidente Grasso ha confermato che ci sarà il voto sulla decadenza del senatore Berlusconi. A seguire il Movimento 5 Stelle continuerà a chiedere che venga calendarizzata la mozione di sfiducia del ministro Cancellieri. Non accettiamo quello che è stato il voto espresso dalla Camera dei Deputati. Vogliamo avere una riconferma all'interno del Senato, ma speriamo che questa volta il voto sia differente. Il voto sulla Cancellieri, la vostra proposta di mozione di sfiducia, al momento non è stato calendarizzato. No, il calendario continua a rimanere in balia di quanto il governo, nonché i partiti di maggioranza, una maggioranza tutta a vedere quale sarà, giocano con la legge di stabilità. Quindi lunedì il presidente Grasso già ha detto che ci sarà una nuova capigruppo, durante la quale vedremo finalmente quali saranno i lavori di questo Senato che è bloccato da 2 settimane. Una commissione, quella del bilancio, che non va da nessuna parte. Probabilmente arriveremo a dare una fiducia tecnica e finalmente cominceremo a sbloccare tante posizioni politiche che tengono bloccate le posizioni economiche che stanno strangolando questo Paese.